Ciao a tutti amici di WeTrade, bentornati sul nostro canale, ma soprattutto benvenuti in questo nostro nuovo video qui da EICMA 2024. Alle mie spalle lo stand Kiwe Group, la moto di cui andremo a parlare, avete già letto dal titolo, è una Morbidelli e secondo me piacerà veramente tanto al mercato italiano perché rappresenta quel giusto mix tra una cilindrata non troppo impegnativa, un segmento comodo e pratico per poter essere utilizzato in diversi impieghi commuter, ma non perdiamo perciò altro tempo, andiamola subito a vedere un po' più da vicino. Ed ecco qui sulla pedana messe bene in risalto alcuni dei modelli portati dal gruppo Kiwe, nello specifico Morbidelli T502X, un modello che appunto come il nome stesso anticipa rappresenta un'altra declinazione di un modello adventure che andremo a vedere nel prossimo periodo all'interno del listino del brand. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente abbiamo un'impostazione di guida molto alta, confortevole, un propulsore bicilindrico in linea fronte marcia 8 valvole da 486 centimetri cubici per una potenza di circa 47 cavalli, quindi un modello guidabile con patente A2. Vi faccio notare anche la presenza adesso sulla fiancata sinistra del cavalletto laterale che ci permetterà quindi di poter stazionare la moto, una trasmissione a catena, al posteriore il singolo disco sul lato destro dove troviamo appunto anche il cerchio da 17 pollici a raggi su pneumatico 150-70 R17 firmato Pirelli Scorpion STR, mentre all'anteriore abbiamo un cerchio dalle dimensioni più generose. Infatti stiamo parlando di un 19 pollici, in questo caso 110-80 R19. L'impianto frenante è firmato Zhejiang, al posteriore appunto da 240 mm, all'anteriore con un doppio disco da 300 mm, ovviamente l'ABS è come bene che sia firmato con la presenza di Bosch. Troviamo sulle carene laterali poi anche l'innesto di ulteriori barre protettive che vanno così a racchiudere e a conferire non solo più sicurezza, ma un'area molto più adventure al modello. Paramanopole, piastra posteriore per l'alloggiamento di un bauletto, la sella in questo caso è molto sagomata, dando così la possibilità di poter alloggiare tranquillamente non solo le gambe, ma anche il nostro fondoschiena con uno spugnato ben imbottito e sostenuto, così da poter accompagnare nei nostri viaggi anche la comodità di questo mezzo. Vediamo tra l'altro una piastra che permette di poter avvicinare in questo caso il manubrio sempre più confortevole rivolto al rider. Infatti abbiamo un'inclinazione molto pronunciata affinché l'affaticamento sull'avambraccio sia veramente poco presente. Sotto la palpebra poi del cupolino, che non è regolabile, abbiamo poi la strumentazione che in questo caso è di un ampio pannello TFT a colori da 7 pollici collocato in modalità verticale. Tanti tasti sui due blocchetti, ma non per questo confusionari, anzi al contrario, troviamo in linea di massima un'armoniosità nelle forme e soprattutto tanto carattere all'anteriore, anteriore che vede una firma luminosa LED posta sotto il cupolino, cupolino che in questo caso presenta anche delle forme abbastanza raccolte, ma che sicuramente vedranno nel corso dei prossimi mesi la possibilità di poter aggiungere accessori per andare a rendere sempre più piacevole i nostri trasferimenti. Poco più sotto invece a sbalzo i due gruppi ottici Boxy che sicuramente vanno ad illuminare in maniera eccelsa la nostra strada. L'abbinamento del cambio è un 6 rapporti e in questo caso abbiamo una forcella all'anteriore a steli rovesciati da escursione di 180 mm, mentre al posteriore abbiamo un'escursione di 69 mm. La colorazione è in celeste con alcuni inserti per delle pellicole applicate con logo T502X Morbidelli e colorazione nera e arancione a mettere in risalto i volumi del modello. E concludiamo con la visione del posteriore con la targa molto a sbalzo rispetto al codone, questa firma doppia apparente sia a racchiudere lo stop al centro e sul lato destro in alto la posizione del terminale di scarico.
Per il momento la nostra prima visione di questa T502X termina qui. Non vogliamo aggiungere altro, ma al contrario, vogliamo che siate voi qui sotto a commentare e a dirci voi cosa ne pensate. Fateci sapere perciò quali sono le vostre prime impressioni e giudizi su questa T502X, questo modello che personalmente credo potrebbe fare tanto successo sul mercato italiano. Iscrivetevi al nostro canale attivando anche la campanellina delle notifiche così da poter raggiungere tutti i nostri prossimi contenuti attraverso una notifica e seguiteci anche sulle altre nostre piattaforme social quali Facebook, Instagram, TikTok, il sito, il nome è semplice ed è uguale dappertutto ed è WeDrive.tv.